Il giardino della Colimbetra, nel cuore della Valle dei Templi, è stato da cornice ad una conferenza dei vertici dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Il direttore generale Giuseppe Capodieci ha esposto il piano salute Agrigento 2024-2026. Il primo obiettivo tracciato è l'inizio dei lavori di ristrutturazione del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Ed ancora sono state disegnate e spiegate le strategie di implementazione dell'offerta sanitaria. Parliamo di tutte le attività dell'ASPE che non sono molto variegate, riguardano tutti i dipartimenti, l'area territoriale, l'area ospedaliera, l'area della prevenzione, l'area amministrativa con le assunzioni che abbiamo fatto e che stiamo facendo. Quindi è come intendiamo procedere nei prossimi 2 anni. Quindi non si tratta solo di una cosa. L'unica, se volete, una notizia di questa sera è quella che domani deliberiamo l'inizio dei lavori dell'ospedale, del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, che questa può essere forse la buona notizia che aspettavamo in queste settimane. E poi per il resto i nostri problemi sono acquisire le risorse umane, non ultimo i problemi che abbiamo avuto per l'ortopedia dell'ospedale di Sciacca, cioè non è che stiamo tentando in tutti i modi di poter acquisire specialisti per dare la giusta ed efficace assistenza sanitaria a tutta la popolazione in tutta la provincia. Come sta la sanità agrigentina, direttore? Ma guardi, da esterno, perché ormai sono da 5 mesi qui, però l'ho vissuta da esterno, abbiamo delle zone di eccellenza e delle zone di criticità. Dobbiamo lavorare sulle zone di criticità e dobbiamo mantenere le zone di eccellenza. Per le zone di eccellenza penso ad esempio alle emodinamiche, alle due emodinamiche che funzionano benissimo sia a Sciacca sia ad Agrigento. Per le criticità penso all'ortopedia in entrambi gli ospedali, ma sono solo due esempi, ma dobbiamo lavorare su tutti i campi. Entro il 2026, quali obiettivi volete portare a compimento? Intanto gli obiettivi che ci sono stati assegnati dall'assessorato, e in particolare proprio la data del 2026, è la data entro la quale chiudere l'organizzazione, la ristrutturazione delle case delle comunità, delle 19 case della comunità. Noi facciamo una scommessa, il DM77, il decreto che prevede gli standard del territorio, ci ha segnato degli obiettivi e questi obiettivi dobbiamo cercare di raggiungerli proprio questi entro il 31 marzo del 2026.